Il suo legame con Foggia e con l'intera capitanata va in scena ogni qualvolta il maestro Michele Placido ha la possibilità di essere nella sua provincia, così come è accaduto ieri sera a Foggia presso la multisala, dove Placido ha fatto tappa per salutare il pubblico all'inizio e al termine della proiezione del film L'ombra di Caravaggio, da lui diretto e che fa sentire la mano del maestro. Il lungometraggio è ambientato nell'Italia del XVII secolo ed è incentrato sulla figura e la sregolatezza di un genio, Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, interpretato da Riccardo Scamarcio, che trascorre gli ultimi anni della sua vita tra i timori e i propri demoni, divenendo un'icona sovversiva ancora attuale. Intanto il piacere di stare nella città in cui ho studiato, mi sono formato e formato anche culturalmente, e soprattutto poi l'orgoglio di portare un film. Mi veniva da dire bel film, ma me lo stanno dicendo gli spettatori di sala, per cui lo dico anch'io. Un gran bel film, un gran bello sforzo che ha fatto Rai Cinema, e soprattutto il fatto che siamo riusciti a organizzare una giornata per la Puglia. Foggia abbiamo scelto perché appunto io sono qui nato ad Ascoli Sadriano, e Bari. E il film ha avuto uno sforzo produttivo abbastanza eccezionale, direi. Non sempre il cinema italiano investe tanto denaro per far sì che il prodotto abbia una possibilità internazionale. Questo lo dicono, lo hanno votato tutti i critici, tutti i giornali, ma soprattutto la cosa straordinaria è che ci sono il venerdì, sabato e domenica, vengono tanti ragazzi a scoprire chi è Caravaggio. E noi abbiamo cercato di raccontare questo, non il pittore, l'uomo. E questo sorprende ed emoziona.